Buongiorno, chiamo Fano a Palazzo Bracci dove si svolge una mostra di artisti speciali. Siamo qui con la signora Maria Teresa Patti, fondatrice di Divergo, laboratorio per ragazzi diversamente abili. Come è nata l'idea di questa mostra e chi sono gli artisti? L'idea della mostra è nata dal fatto che i nostri artisti del laboratorio creativo si interessano di arte, studiano la vita, le opere, conoscono le opere di pittori, di architetti, di musicisti. E allora a un certo punto, perché poi realizzano delle pitture su ceramica, a un certo punto ci siamo chiesti perché non proviamo a dipingere anche noi? Visto che sono così interessati all'arte, poteva essere una cosa molto bella per loro e che dava la possibilità di esprimersi. E allora è nata l'idea di questa mostra. Ci sono artisti fanedi? Alla mostra hanno partecipato artisti da tutta Italia e in particolare un artista fanese che si chiama Matteo Meletti ha partecipato con tre opere che sono esposte qui. Addirittura con una di queste opere ha vinto anche uno dei premi, si è classificato terzo. È la prima volta che allestite questo tipo di mostra nella città di Fano e ne avete fatte altre in altre città? In assoluto è la prima mostra che facciamo, nel senso che questa mostra nasce da un concorso ed è stato il primo concorso, la prima edizione. La seconda edizione sarà l'anno prossimo. Questa mostra l'abbiamo portata in giro per l'Italia. L'inaugurazione e quindi anche la premiazione dei vincitori è avvenuta a Lecce, a Palazzo Vernazza. Poi siamo stati a Otranto, a Matera, a Torino e ora a Fano, poi saremo a Bari e forse saremo anche a Lucca. È una cosa molto bella che questi ragazzi speciali si esprimono con l'arte. Si può dire di più su questo? Sulla loro espressione, sì, vi racconto una cosa. Quando abbiamo deciso nel nostro laboratorio di partecipare al concorso, ci tengo a dire che i partecipanti non sono soltanto del laboratorio di Vergo, ma vengono da tutta Italia. Quando abbiamo deciso nel nostro laboratorio, ognuno degli artisti ha pensato a ciò che ha amato di più dell'arte. Allora, si sono ispirati per esempio alle opere di Paul Klee, si sono ispirati all'opera di Frida Kahlo. Si sono ispirati cioè agli artisti che hanno amato di più. E infatti i quadri che voi vedrete vi accorgerete che sono molto molto diversi tra loro. Questa mostra è allestita solo con i lavori dei ragazzi? Esclusivamente con i loro lavori. E questi lavori sono stati selezionati da una giuria molto importante. Infatti, al centro della giuria di tre artisti, o comunque intenditori d'arte, abbiamo invitato il presidente della Fondazione Lercaro, che è un critico d'arte molto importante. Si chiama Andrea Dall'Asta. I ragazzi vengono aiutati nei loro lavori? Quando dipingono, dipingono loro con la loro creatività. Se dobbiamo parlare d'aiuto, no, io non direi aiuto, però prima si conversa insieme, si ragiona, si cerca, si pensa, ci si esprime e poi ognuno prova a tradurre quello che ha pensato nella sua opera. Cosa fanno di preciso? Gli artisti che lavorano nel laboratorio, loro lavorano alcune resine, realizzano dei gioielli, delle statue, delle statuette, lavorano in legno, realizzano degli orologi molto belli, a me piacciono molto, e poi dipingono su ceramica, questo è il tipo di attività che svolgono. Si possono acquistare le loro creazioni e dove? Le creazioni del laboratorio si possono acquistare online oppure vi invitiamo a venire a Lecce nel nostro laboratorio che si trova proprio al centro della città. È possibile fare una cosa così anche a Fano? Devo dire che questo è uno dei nostri sogni, vorremmo farla qui, però abbiamo bisogno di volontari che vogliano dedicare un po' del loro tempo per mettere insieme le forze e realizzare un laboratorio creativo. E la cosa più difficile è che i volontari che
cominciano, avviano l'opera, siano costanti. Questa è la cosa più complicata. Grazie di averci concesso l'intervista. Prego. Prego.